Anche quest'anno nella variazione di bilancio compare anche un specifico capitolo per quanto riguarda il taglio della Tari per gli stabilimenti balneari che sono maggiormente colpiti dal fenomeno erosivo. In realtà più che un taglio, che è effettivamente la definizione corretta per quella che è stata la misura dello scorso anno, quest'anno è stata una misura diversa perché essendo stata determinata a fine esercizio non poteva agire direttamente sulle tariffe come lo scorso anno, che furono appunto ridotte attraverso la delibera della Giunta, ma agirà come misura di rimborso. Quindi sarà un fondo che verrà poi destinato agli stabilimenti balneari che sono situati nella fascia sottoposta a maggiore erosione, quindi quelle incluse soprattutto all'interno del circuito in cui è stato definito il progetto della spiaggia alimentazione, ma anche oltre, visto che gli effetti del progetto non si sono verificati così come erano stati pronosticati e il fenomeno erosivo si è spostato ancora più verso sud, generando chiaramente dei disagi anche agli stabilimenti balneari sotto flutto, e di conseguenza con questa misura cerchiamo di alleggerire quello che è l'importo complessivo della il 2022. Chiaramente sarà un'azione che verrà poi riversata dal comune ai balneatori successivamente al saldo della seconda rata Tari del 2022 appunto. L'idea è ancora, il bando e l'avviso pubblico devono essere pubblicati, ma l'idea è proprio quella di far beneficiare di questa misura anche stabilimenti balneari che l'anno scorso furono esclusi perché la zona che fu determinata come beneficiaria del contributo, o meglio della riduzione sulla tariffa, fu la zona inquadrata all'interno del piano di difesa della costa come la zona a maggior rischio erosivo, ma quest'anno la conformazione, la fisiografia della costa è cambiata e i disagi della zona nord si sono estesi anche nella zona sostanzialmente centrale.